La storia di Natale. Tanto tempo fa, nella città chiamata Nazareth, viveva una ragazza chiamata Maria. Era fidanzata con Giuseppe, ma prima del matrimonio accadde qualcosa di straordinario. Una sera, mentre pregava, l'arcangelo Gabriele le apparve davanti. «Non ti spaventare, Maria! Vengo con grandi notizie! Tu avrai un figlio e sarai il figlio di Dio, il principe della pace!» «Ma cosa dirò a Giuseppe?» E l'angelo disse: «Spiegherò io a Giuseppe, non ti preoccupare, così saprà che tu sei stata scelta da Dio.» «Come chiamerò questo figlio?» «Lo chiamerai Gesù, che significa il Salvatore», disse l'arcangelo. Detto questo, sparì. In quel periodo, l'imperatore Augusto voleva sapere quanti vivessero nel suo territorio per assicurarsi che tutti pagassero le tasse. Per registrarsi, tutti dovevano tornare nel posto in cui erano nati. Così tutti si prepararono per affrontare lunghi viaggi. Maria e Giuseppe dovevano andare a Betlemme, da dove veniva la famiglia di Giuseppe. La strada era lunga, finché una sera videro le luci scintillanti di Betlemme da lontano. Ma erano tutti tornati nella città e non trovarono un posto per dormire. Tutte le locande erano occupate. Così arrivarono all'ultima. Ma il locandiere disse: «No, mi dispiace, siamo pieni. Nessuna stanza è libera.» Ma Giuseppe pregò: «Non avete proprio niente dove mia moglie possa dormire? Non vede? È incinta, sta per avere un bambino ed è molto stanca.» Beh, l'unica proposta che vi posso fare è di offrirvi la stalla. Potrete sdraiarvi lì con gli animali. Non ho altro al momento.» Quella notte, lì nella stalla, nacque Gesù bambino. E la mangiatoia divenne la sua culla. Sulle colline fuori da Betlemme, le pecore dei pastori pascolavano. Appena sorse il sole, i pastori si spaventarono. L'arcangelo Gabriele apparve a loro e disse: «Non abbiate paura, vi porto buone notizie. Oggi a Betlemme è nato il Salvatore. Troverete un bambino nella mangiatoia.» Il Salvatore,
Dobbiamo andare subito a trovare il bambino. Andiamo!» disse uno dei pastori. E così si avviarono verso Betlemme. I pastori trovarono Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù nella stalla e raccontarono a tutti le parole dell'angelo. Sopra la stalla, nella notte buia, apparve una stella gigante. Nel frattempo, in un paese lontano, alcuni uomini molto saggi videro la stella nel cielo. «Una stella? No, una stella cometa! Compare solo quando nasce un grande re! Dobbiamo seguirla subito!» Così gli uomini saggi si avviarono, seguendo la stella per tutto il tempo fino a Betlemme. Portarono dei doni, l'oro, l'incenso e la mirra per il bambino. Tutti si riunirono per portare doni al neonato, Gesù, il principe della pace.